E Matteo Curti, benvenuti, vengo sempre io a casa vostra. Bravo. Vengo sempre io a casa vostra. Non so se hai notato che non sono entrato correndo. No, no, è vero. Hai dovuto... Aspetta, adesso hai dovuto... ti voglio un po' spiazzare. Ho visto che Mike Lennon non voleva che tu dicessi la parola Mudek. Sì. Quindi diventerà un po' il tormentore della serata. Risolveremo Mudek a qualunque domanda. Della serata? Io ho sempre un Mudek piuttosto allegro, devo dire la verità. Io affronto la vita con il... È l'importante affrontare la vita col giusto Mudek. Bravissimo. Sì. Allora, dicevamo che... Ma so... Già? No, stasera abbiamo una sfida, ragazzi. Sì. Facciamo una sfida. Vogliamo subito dire che cos'è e stabilire la messa, cosa mettiamo in palio? Sì, colpa loro. Esatto, allora faremo un gioco. Adesso poi ci racconteranno anche come è nato da loro. Il gioco famosissimo, insomma, il Sarabanda, che da noi si chiama La Sol. Si poteva chiamare Mudek, ma. Sì, purtroppo abbiamo deciso di chiamarla così. Comunque il concetto è Sarabanda, gioco che Linus e Nicola hanno fatto per tanto tempo in radio, fino a un punto di rottura. L'ultima volta è finita litigando. Quindi. Esatto, fino a un punto di rottura, ma adesso poi ci racconteranno. Chi vince, qua diciamo mettiamo in palio qualcosa di serio. Io contro di voi. Cioè siamo noi contro te, come il famoso duo. I me contro te. Se vinco io... Questa sera esce l'album degli Street Clerks. Sì. No, dai. Domani. No, troppo. Domani troppo. Passate il pezzo degli Street Clerks a DJ Cam Italia. Però non dobbiamo dire che è bello. Almeno non dire niente, piuttosto non dire niente. Okay. Il titolo naturalmente è Mudek. Mudek, si chiama. Beh, credo che l'acronimo, perché è un titolo lunghissimo, forse l'acronimo è veramente Mudek. Se invece vincerete voi. Sì. Gli Street si impegnano a correre la DJ 10 di Firenze. Eccoci. Sì, con le parrucche. Con le parrucche, con le parrucche suonando. Suonando? Dai. La cosa bella è che nessuna delle due opzioni mi coinvolge, quindi io giocherò proprio con una spensieratezza. Tu sei bravo. Proprio. Con una leggerezza incredibile. No, dicevo, allora, per chi vi ascolta, sono in tantissimi, siete molto familiari. Come vi siete conosciuti? Perché Nicola è entrato in radio come fonico inizialmente, sì, quindi direi di partire da Nicola. Quando è che ci hai visto la vena artistica, il guizzo artistico? Ma guarda, in maniera molto casuale, la maggior parte di quelli che fanno la radio, quelli bravi la fanno in maniera casuale, insomma. Lui era appunto un fonico, ma al tempo stesso era anche l'animatore, diciamo, degli spazi extra ufficiali, no? Mm-hmm. le serate, i corridoi, la macchinetta. Come ben sanno anche i cameraman qua, esatto. con i quali abbiamo hai lavorato. La qualunque. Sì. Perché Nicola è molto più bravo fuori onda che in onda, eppure lo continuano a far lavorare, io questa cosa veramente non la capisco. No, ho cominciato io facevo la radio da solo, perché ero abituato così, si faceva così una volta, no? E avevamo molto poco spazio e sinceramente poche cose anche da dire. Da dire, beh, certo. Sì. Poi un giorno c'era qualcosa che dovevo raccontare e l'ho raccontata lui fuori onda. Mi ha colpito il suo candore nel non sapere nulla di quello che io gli stavo raccontando e allora ho detto vieni in onda che rifacciamo questa cosa e tu rappresenti l'uomo della strada. L'UDS, certo. E quindi certo. Con questa sigla di UDS lui si è ritagliato piano piano uno spazio e poi a un certo punto mi ha detto non mi chiamare più UDS. No, perché non era sono più credibile. Nicola Savino. Call me by my name. No, sì, sì. Non è iniziato a diventare... Sai qual è il problema? Che la dizione Linus e Nicola Savino sì? Sembriamo marito e moglie. Sì, è un complesso che a lui di. Che ha, ma no, io non ci avevo mai pensato. Ha paura che lo chiamino Linus Savino. Linus Savino, ah certo, Linus Savino. Ma tu ti senti ancora nella tua vita un po' uomo della strada o ormai ti sei imborghesito? No, io ho l'ossessione per la didascalia, da lì che è nato la roba dell'uomo della strada. Cioè se tu dici Mudek e non dici che cos'è... È un museo a Milano di arte contemporanea. Esatto, vedi? Sì. Vedi? È quello, io penso sempre ad abbassare l'alto, è una mia ossessione, sì. Come se fosse una missione, no? È per quello che è proprio l'uomo della comunque strada. La canzone degli Street Clerks si chiama Molti uomini di estremo centro. Detta Mudek. Ci ho messo un po', scusate. Sai vuol dire che non ha ascoltato niente di quello che hai detto perché stava pensando... Come potrei dire esattamente quello che fa lui quando io parlo per radio? No, allora, adesso, a parte gli scherzi, non volendo, abbiamo svelato il segreto della formula. Essendo in due, anzi in tre, ognuno ha più tempo per
per portare un pochino il suo, il suo, ma certo. Mentre l'altro parla, cioè io lavoro e loro cazzeggiano, no, sì, io sento un altro per poi dire la battuta ficcante. Lui sente un altro, io sento un altro programma perché devo sentire i messaggi che arrivano, devo cercare le cose su internet, spesso devo cercare video su YouTube, quindi sento loro ma con mezzo orecchio. Questa cosa qua accade soprattutto nelle interviste, cioè mentre lui fa una domanda all'intervistato io penso che domanda posso fare, ascolto quello che dice, sì, però mi organizzo per quella dopo. È abbastanza comodo, eh? Sì. No, beh, immagino, certo, certo, certo. E invece Matteo come è entrato a far parte della radio e del vostro gruppo? Correva l'anno 1994. 5 maggio del 95, c'è un giorno. All'epoca non si chiamava Stalker. Sì, certo, certo. Si chiamava Stalker, non c'era ancora il termine, però c'era... Cioè, ti sei salvato per quello, perché sennò è esattamente quello di cui stiamo parlando. Ma non c'era. Si chiamava Rompicoglioni. Faccio una serata in una discoteca alle porte di Roma e lui, che era un ascoltatore compulsivo proprio di mio fratello, non c'era mio fratello, si accontenta di me e quindi viene a vedere la mia serata. Fuori un sacco di film hard incominciano con questa trama, che uno va per un motivo. Sì. Fuori dalla discoteca, insomma, riesce a tirare la mia attenzione con una scena hard, ovviamente, e da lì nasce un'amicizia. Io l'ho un po' allevato. A un certo punto lui mi dice: quanto mi piacerebbe passare un po' dei giorni in radio. E io dico: se c'hai, non so, una zia, una parente a Milano che ti ospita, tu vieni e stai lì una settimana, due settimane a guardare. Ce l'hai una zia? Sì, sì, ce l'avevi. Quattro mesi e non aveva nessuna zia. Nessuna zia. E sta così. Che poi tutto il tempo, tutto il nessuno mi aveva presentato a nessuno, quindi non ero un ascoltatore perché duravo nei giorni, non ero un amico di altri perché nessuno sapeva chi fosse, certo, però tutti pensavano che fossi l'amico di un altro, no, e quindi mi da me, dicevo, come quelli ai matrimoni, con la faccia da matto, che è rimasta, sì, comunque, sì, sì, beh, certo, un pochino sì. Sentite, finire bene, poteva essere un naufragio definitivo, invece è andato una strage, no, invece per fortuna, anzi, ci fai sentire tutti al sicuro. Vi faccio una domanda che anche a me fanno spesso facendo un programma di interviste, un po' come voi: come vi trovate dall'altra parte? No? È sicuramente più tempo che passate a intervistare che non a essere intervistato. Io adoro essere intervistato. Ti piace? Sì, perché mi deresponsabilizza tanto, sì? Non devo fare quel lavoro che Nicola non fa, cioè prepararmi l'intervista, e poi so tutte le risposte. Ah beh, sì, certo, però non ti viene, vuole niente, non ti viene l'ansia però di dover per forza dire qualcosa di intelligente? Molto, no, vai non andrò mai da Belve perché mi metterebbero in imbarazzo. Belve, lì vogliono la carne, vogliono il sangue, sì. E poi gli dico anche la verità e ovviamente mi creerei un sacco di nemici. No, mi piace essere intervistato e lo faccio anche come, diciamo, buona azione, sì, perché... un difetto, tu lo sai meglio di me, no? Essendo cresciuto magari guardando i talk americani, così, il difetto degli ospiti italiani è che sembra sempre che vorrebbero essere altrove, specialmente i cantanti, i peggiori gli attori. Te lo dico perché poi c'è Santa Maria. In particolare Santa Maria. Proprio lui. Però io la cosa che ho notato è che un po' come noi vediamo sempre più spesso quel genere di programma, i late americani, anche gli ospiti stanno incominciando a vederli e stanno capendo che offrire una performance li fa uscire, molto meglio. Gli sportivi italiani ancora non hanno capito. Sono un po' poi lì ci sono le società che non possono parlare senza l'avallo. Sì, gli sportivi italiani, però anche quelli stranieri non è che mi sembrano molto meglio. Ho qui una foto di repertorio di Usain Bolt intervistato a DJ Chiamo Italia da Linus e Nicola, che sembra addormentato. Cosa stiamo facendo? Stavo guardando il telefono. È stata l'intervista con la maggior distanza fra aspettativa e risultato. Sì, perché poi, ecco, con Usain Bolt di solito gli stranieri sono delle star mega che arrivano. Noi uscivamo dal ricordo di Kobe Bryant, certo, o altri, insomma, no? Lo volete Usain Bolt che è in Italia per una promozione? Ma certo, casca, che figata, viene Usain Bolt. Penso stesse morendo di sonno, forse. Sì. Forse il jet lag, e poi veramente non c'aveva nessuna voglia. Cioè, era disinteressato lui. Sì, alla fine, no, perché in Giamaica non si vede il canale 69. Sì. Quindi non sapeva dove era. Non sapeva dove era. Qual è la cosa che vi dà più fastidio in un intervistato?
E la poca disponibilità, insomma, la poca disponibilità e a volte anche un po' la vuotezza, perché ci sono anche delle persone che sono famose e brave a fare una cosa, poi le intervisti e rimane pochissimo, no? Io a volte ho la sensazione che non si sbottonino, sai come quando fai alcune interviste sui giornali? Quando fai un'intervista sul giornale, spesso c'è il titolista, le parole... E quelle sono le più pericolose. Sono le più pericolose. Certo. Per radio, non, ecco, facciamo un appello, non c'è pericolo. No, cioè, si può dire c'è una cosa però che ho capito con gli anni, ma c'è poco da fare. Secondo me spesso soffrono, adesso sono serio, il fatto che noi siamo in due. Sì, quindi, si sentono un po' presi in mezzo. Poco dalla parte. La Bud Spencer e Terence Hill, lo schiaffo di qua, un pugno di qua. È quello di cui parlavamo prima. Sì, sì. È una roba... Un po' sì. Lo rimbambì, perché per tenere su il ritmo... Certo, devi andare. Sì, noi siamo ammalati di ritmo, no? E quindi... Una domanda dopo l'altra. Però ecco, diceva Nicola, c'è meno pericolo in radio rispetto a un'intervista scritta, e questo sì, sicuro, perché quello che uno dice comunque passa attraverso la sua bocca e non attraverso la penna di un altro. Esatto. Però comunque anche per noi che facciamo un lavoro dove ogni giorno abbiamo due ore di diretta, voi, una io, devi parlare, devi dire delle cose, il rischio di dire anche delle minchiate a volte è altissimo, e viviamo in un'epoca in cui non te le perdona nessuno le minchiate. Certo. Shitstorm che vi sono capitate recentemente, che vi hanno coinvolto, ne sono successe? Figlie della radio. Ci stiamo molto attenti, quindi negli ultimi tempi non ne ricordo di particolarmente gravi. Ecco, giusto magari se parliamo di calcio c'è sempre qualcuno. Ah, mamma mia, certo, sì. È l'argomento più pesante, sì. Una volta... Ma lo sai chi si arrabbia? Possiamo dire sì. Il Mudek? No! Si arrabbiano... Per me si arrabbiano i tifosi dell'Inter sì. E per lui quelli della Juve. Perché voi avete messo il meccanismo in cui cercate di autoprendervi per il culo, no, in base ai rischi. Non sono abbastanza perché tifosi. Sì, certo, certo. Cioè, tu vai a toccare più l'Inter pensando di essere al sicuro, lui più la Juve, e invece si arrabbia. È la sindrome di Bergomi. Sì. Cioè, gli interisti ritengono che non sia abbastanza interista. Bravissimo, certo, bravissimo. E gli altri lo odiano perché... Sì, sì, pazzesco. No, ci sta. A proposito di calcio... quest'anno c'è di nuovo la festa di Radio DJ, no? Sì. Si fa la festa sì. di Radio DJ. Possiamo... Qual è il nesso con il calcio? Adesso ci arriviamo. A proposito di calcio. Possiamo iniziare a dare qualche piccola informazione sulla sì. festa di Radio DJ? Tipo, sarà bellissima. Come al solito, quando è? Quella dobbiamo dire. È il weekend 10 e 11 di giugno. Quindi fra... Non perdetevela! Ale, tu lo scopri adesso, quindi tieniti libero, perché ancora non lo sapevi ufficialmente, siccome sarà una cosa... Sì, gliel'avevo già detto. Però, metti caso che... Non capita, C'è stato però un sorteggio di Champions benevolo... Lascia stare. ...per le nostre squadre. Metti che il Napoli vada in finale. Sì. Mica obbligherai Vitiello a venire alla festa di Radio DJ il 10, il giorno della finale. Ci stiamo lavorando. Ma metti che! Ma non capiterà mai, Il Milan! Il adesso Milan. Che Fabio Volo non si perde una partita. Il mica Milan. Lo obbligherai a venire alla festa di... Sì, non capita. Ma metti che proprio! Ma no, allora è impossibile. Sai qual è la tragedia? Però a me, Nicola... Cioè, è più facile che un meteorite mi colpisca sul pigliolo buono, per dire. No, sai qual è la tragedia? Che se va in finale il Napoli, non capita, ma se capita, beati loro, sono contento. Non è soltanto sabato 10 il casino. Ah no, beh, quello sono 40 anni. Sono 40. Sì, no, certo, sì. Però a Napoli. Sì. Però a Napoli. No, e beh, dai, sì. è tutta Italia. Dai, è tutta Italia. Se sì. una squadra meneghina va in finale sì. e non capita, e magari vince anche. A Milano, poi quella sera lì è noi... frizzantina. Ciao. Esatto. Quindi, è come Ezio Greggio, no? Così. Sì, ma noi vogliamo il nulla. Noi abbiamo organizzato di sotterfugio, tutto io e Nicola, queste interviste. Le camere non sono neanche accese. L'abbiamo organizzata solo per avere il nulla osta in caso in cui ci presentiamo. Faremo un collegamento. Facciamo un collegamento. Un collegamento con Istanbul. Perché bravissimo. Avete già preso una parte in albergo. Va bene. Allora, ci stiamo avvicinando al momento del gioco, che è quello che vi ha fatto litigare. Sì. Vi era mai capitato di litigare in onda o solo quella volta lì per no, uno scherzo? Né in onda né fuori. E non è più capitato neanche in seguito. Qualche volta magari ci può essere la giornata in cui siamo un po' nervosi. Ma devo dire, abbiamo un rapporto molto, molto sereno, io e Nicola, anche perché
perché siamo un matrimonio aperto. Mm-hmm. Cioè, noi finiamo a mezzogiorno e poi chi si è visto? Ognuno ha la sua vita. Sì. Cioè, sì. Quello che fa lui io lo vedo in televisione, quello che faccio io lui non lo sa, ma se lo immagino. Vado a correre o a pedalare, non è che sia molto, molto vario. Però facevamo Sarabanda, che era una... adesso tanto si può dire, tutto in prescrizione. Sì. Quando facevamo Sarabanda è perché stavamo registrando. Ah, ok. Cosa che purtroppo non facciamo mai più. Quasi più. Mai, sì, più. Sì, mai, praticamente mai. A differenza di altri che fanno programmi più corti, però quindi gli viene più facile. Che sono in questa stanza in questo momento. Dai, Matteo, non che farti hanno fare... il cognome che finisce con una consonante. Mudek. Bravo. Mudek. Quindi quando sapevamo che il venerdì non ci saremmo stati, no, per evitare di dire stupidaggini, sì, due ore sono tante da riempire, mezz'ora era Sarabanda. Avete inventato questo escamotaggio. Sì. Bellissimo, molto 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 divertente, ma ovviamente nessuno di noi voleva perdere e quindi... Competitivo. E cos'è che vi ha fatto litigare quella volta, ve lo ricordate ancora? Will Smith, Getting Jiggy With It. Sì. La roba, non so se te la ricordi. Priva di senso. Sì, na. Sì, sì, però la canzone sulla base di The Greatest Dancer delle... Ah, sul campione. Uguale. Sì. Molto simile. L'inizio è simile, molto non è uguale. È quello che... Siamo pronti per litigare. Ma tu non c'eri ancora, Matte? Forse sì. C'eri già? Forse... Ah, no, raccapo. Ancora no. Allora, ma dici la verità, se fossi stato lì, a chi avresti dato ragione dei due? Ad Alex, che li ha fatti pagare. Posso dire una cosa? A distanza di tempo, passato bene, col senno di poi, il Nicola, diciamo, di adesso, gli avrebbe... Cioè, vabbè, sì. Sì, ma... sì, sì. Ma di quanti anni allora fa stiamo parlando? 20, secondo già me. Già 15, dai. 15 anni fa. 15 anni fa. Sì, era e chi siamo noi, diciamo... per non soffiare di nuovo sulla brace di certo, quello? Buttando la benzina. Oh no? Allora, Matte, se ci dai una mano... Certo. Però, scusami, dimmi. Però siamo noi due contro voi due di contro te. Di me. Okay, voi due contro di me. È difficile... Raga, io lo faccio per voi, ma sappiate... Ma noi è difficilissimo. Cosa sentiremo? Le versioni originali? Allora, possiamo decidere... Nel caso in cui ci sia qualche canzone per cui è stato utilizzato un campione, possiamo già dire da adesso che vanno bene tutte e due. Cioè, no, okay, quella va bene quella che dici tu. Ah, giusto, va bene quella che... giusto. No. Allora, comunque vogliono che tu vinca. Eh beh, certo. Ma sa tanto di truffa. Io metto No, guarda, se c'è una cosa che faccio sempre qua, visto che mi piace fare giochi così, gioco sempre vero. Vabbè, gioco sempre vero. Dopo la Toto truffa, là le truffa. Esatto. Dove